The New Stories. La tua informazione libera. Michelle, 45 anni, e le sue due figlie, Kenzie e Natalie, rispettivamente di 8 e 10 anni, sono morte in un terribile incidente che ha coinvolto la loro auto e un camion che trasportava legname. Il dramma si è consumato venerdì mattina, quando la loro GMC Yukon si è schiantata contro il camion fermo lungo una rampa tra l'Interstate 55 e l'Interstate 270. L'impatto ha fatto prendere fuoco all'auto e purtroppo Michelle e Kenzie sono morte sul colpo. Natalie è stata trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. L'autista del camion, David Di Frazier, 41 anni, è riuscito a estrarre uno dei bambini dal veicolo in fiamme, ma non ha potuto salvare le altre due vittime. Le autorità hanno chiuso la strada per oltre un'ora per consentire i soccorsi. Michelle stava accompagnando le figlie a casa della sorella prima di andare a lavorare come assistente odontoiatrica. Il padre delle ragazze, Ken Brooks, ha descritto le sue figlie come piene di vita e amorevoli, lasciando un profondo vuoto nella famiglia. Natalie aveva appena compiuto 10 anni e Michelle, pochi giorni prima dell'incidente, aveva pubblicato sui social un post per celebrare il compleanno della figlia. Una tragica perdita che ha colpito profondamente la comunità locale. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.